Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È appena uscito il primo teaser trailer di Deadpool 3, anzi di Deadpool e Wolverine. Meno male che non hanno scelto alla fine Deadpool e Friends perché non so che cosa avrei fatto. Siccome per registrare è un po' tardino e ve ne state accorgendo anche possibilmente dal mio tono di voce, dal mio timbro attuale, direi di passare subito alla reaction anche perché aspetto questo trailer da tantissimo tempo, un po' per curiosità da incidente stradale perché sono molto curioso per il film, forse per i motivi sbagliati. Magari come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pumpling, codice sempre il pensiero 4 per il paio di calze gratis, e iniziamo con questa reaction. Con i capelli sopra. No, ci sono tutti. Credo che questa sia l'unica scena in cui avremo tutti i personaggi della saga vecchia. Peter. Fa morire con i capelli sopra il trucco. TVA. Eccoli qua. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Miss Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Ed ecco la TVA al cinema. Eccoli, wow. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Raga. Ecco il logo della 20th Century. Di nuovo la stessa scena, bellissimo. Stessa scena del primo film. Dai che arriva Wolvie. Eccolo. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. No, I'm actually okay. Thank you very much. Ah. Ok. L'hype c'è, ragazzi, lo sento, l'hype è presente. Però ho ancora paura, molta paura. Sinceramente sono tanto interessato a vederlo, ma ultimamente la Marvel sapete che cosa sta facendo. Spero non rovinino Deadpool, perché è uno dei miei personaggi Marvel preferiti, parlandone a livello cinematografico. Ryan Reynolds mi sta simpaticissimo, il personaggio che ha interpretato in due film, per quanto mi riguarda è pazzesco, mi piace tantissimo la rottura della quarta parete, spero inglobino il tutto molto meglio all'interno del Marvel Cinematic Universe, non come è successo con She-Hulk. Ed ecco dove sta la mia paura, perché stiamo pur sempre parlando di un universo in cui sono successe tantissime cose come lo stesso Endgame, e questa metanarrazione probabilmente potrebbe rovinare qualcosa. Però ragazzi, voglio vedere Deadpool e Wolverine, e ringrazio non so chi ancora, il Marvel Jesus, che non si chiami Deadpool e Friend o Deadpool and Friends. Grazie, davvero. Strano che non abbiano fatto vedere Wolverine per più di una scena con l'ombra e le spalle, come se fosse chissà che grande sorpresa la sua presenza. Ci sono più foto dal set di Wolverine che di Deadpool praticamente, ma ragazzi voglio che domani sia luglio, non solo perché fra qualche giorno ci avrò gli esami, ma voglio luglio, domani. E niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, in descrizione tutti i soliti link importanti tra i social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per un paio di calze gratis a scelta. E ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!